Appena dopo il termine, tra virgolette, del battibecco di Rita Dalla Chiesa con Roberto Saviano sul carabiniere ucciso, ecco un altro problema per la conduttrice, ma questa volta è un qualcosa di più serio perché lei lo ha subito querelato e denunciato ai carabinieri. Ma che cosa è successo? Un utente ha infatti taggato la Dalla Chiesa in un commento su Twitter riguardo la foto apparsa sui social del killer del carabiniere ammanettato e bendato in caserma. L'utente dice delle parole chiare e inconfondibili. Dice: "Adesso Rita Dalla Chiesa ci dirà che sia giusto e normale il trattamento durante gli interrogatori. Magari anche il padre faceva così." Poi ha taggato carabiniere ucciso, tortura 2019. La frase gli è stata riferita, l'ha vista subito su Twitter e subito la Dalla Chiesa ha risposto sui social. L'ex conduttrice di forum ha deciso di passare immediatamente ai fatti. La mossa su Twitter è rapida e spiazza anche il suo interlocutore. Dice: "Io la denuncio e passo il suo tweet ai carabinieri. Già fatto, screenshot." Dopo qualche minuto interviene anche il ministro degli interni, Matteo Salvini, che afferma: "In una giornata come questa c'è chi infanga la memoria del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroe italiano giustiziato dalla mafia. Vergognatevi. Solidarietà a Rita, fa bene a denunciare." Parole quelle di Salvini che non sono passate inosservati, e così la Dalla Chiesa ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che hanno respinto l'assalto alla memoria del generale. Fa tanto male, ma di fronte al dolore della moglie e della mamma del brigadiere Cerciello, che ho abbracciato oggi, trovo la forza di non cedere. Grazie per difendere la memoria di mio padre. Queste le parole a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno. Sicuramente, come parlavo e dicevo in questi giorni, ormai non potete nascondervi dietro l'anonimato in internet e insultare a destra e sinistra chiunque sia, persone anonime, comuni, famose. Ormai internet è cambiato, siete tutti rintracciabili, dal primo all'ultimo. Non ci si può nascondere dietro profili falsi perché a voi sembra un profilo falso e finto, ma tutto è registrato, esattamente da dove parte, da quale computer, da quale posizione parte qualunque messaggio, telefonata via Facebook, WhatsApp, tutto è registrato. Quindi nascondersi, leoni da tastiera, va bene, potete insultare quanto volete, anche a me insultano tutti i giorni, però tenete in conto che tutto quello che state dicendo, come dice un mio iscritto al canale, non è una semplice offesa face to face, faccia a faccia in internet, di più, è una diffamazione a mezzo stampa, diffamazione a mezzo stampa. Quindi è un insulto divulgato anche a più persone, cioè nel senso che più persone lo leggono e lo percepiscono a loro modo. Quindi è ancora più pesante se aveste insultato la persona in faccia. L'insulto in Facebook è peggio. Io ricordo che non c'è bisogno di offendere per esprimere la propria opinione. Non c'era bisogno di mettere in mezzo il generale Dalla Chiesa per colpire Dalla Chiesa, perché Dalla Chiesa ha delle posizioni di buon senso e quindi questo utente ha voluto attaccarla attaccando il padre. Quando non si hanno argomenti si insulta, si offende il padre, l'amico, la sorella, la moglie, il figlio, il fratello. Sono persone che non hanno argomentazione. Quando non hai argomentazione, cosa fai? Aggredisci e insulti senza una logica, senza una ragione, ammettendo che l'insulto possa avere una logica. Quindi condivisibilissimo la denuncia, forza Rita Dalla Chiesa, che ti paghi più soldi possibile, non perché ti manchino i soldi, ma così la prossima volta capirà che prima di scrivere e insultare qualcuno ci deve pensare due volte. E anche un bravo a Matteo Salvini. Beh, ricordatevi che le persone famose non è che possono essere onnipresenti su internet e vedere ogni messaggio, hanno delle persone che pagano. Salvini ha uno staff dedicato
ai social network, a internet, che scandaglia tutto il giorno il web dicendogli: guarda, ci sono queste cose positive, ci sono queste cose negative, guarda che quel politico ha detto questo, guarda, perché capite che la risposta immediata di Salvini non è, cioè non è che Salvini veramente l'ha visto subito, glielo hanno detto, come probabilmente diretta dalla Chiesa non se n'è accorta subito, ma qualcuno del suo entourage o qualcuno che la conosce, tra le migliaia di persone che la conosce, ha trovato il modo di fargli sapere, perché non è che si può. Io immaginate che ricevo circa, ho visto dai dati circa 5.000 messaggi al giorno sui miei video, 5.000 al giorno, più quelli nella community. È matematicamente impossibile che io possa andare a scovare gli insultatori verso di me. A volte ne trovo, ne becco qualcuno, ma proprio perché per sbaglio, ma proprio per sbaglio vedo il messaggio. Allora lo denuncio a YouTube, in quanto come socio di YouTube o partner, chiamatemi come volete, posso denunciare le persone, poi loro, secondo la gravità, YouTube prende autonomamente dei provvedimenti secondo la gravità. Quindi sicuramente questi leoni da tastiera ce ne sono a, non migliaia, a milioni, ma le regole stanno cambiando in internet, vedrete che non so tra quanto tempo, ma non si potranno più digitare parolacce perché saranno tutte comunque automaticamente bannate da tutti i social. Io attualmente in questo video, se dovessi dire una parolaccia o mi scappa una parolaccia, ma non è neanche pesante, una di quelle parolacce che si dicono così senza. C'è un robot che scannerizza tutto il video che sto facendo, anche il titolo. Io ho scoperto, voi del canale che mi conoscete, che stavo mettendo telegiornale della sera, loro la parola telegiornale diventa un video non adatto a tutti gli inserzionisti, quelli che mettono le pubblicità. Quindi, se vedete nell'ultimo video, io ho scritto le notizie del giorno, edizione serale, perché se io scrivo telegiornale, probabilmente magari anche in questo video, avendo detto questa parola più volte, e probabilmente il video viene reputato non adatto a tutti gli inserzionisti, cioè a tutti quelli che vogliono mettere le pubblicità. Quindi, ormai, come diceva Umberto Eco, vi ricordate Umberto Eco, morto da qualche tempo, diceva: adesso con internet prima la possibilità di comunicare qualcosa importante o anche non importante era riservata a una stretta elite di persone. Solo giornalisti, scrittori, premi Nobel potevano comunicare con il mondo, con un articolo, con un libro, carta stampata, con un'intervista alla televisione, un'intervista in un giornale famoso, o con un programma in televisione, parlando in un telegiornale, parlando tramite le cattedre di una università, di una scuola prestigiosa. Adesso con internet questa possibilità ce l'hanno tutti. Lui ha utilizzato una parola, una parolaccia che, come vi dicevo, non la posso dire perché YouTube è diventato come una televisione. Alla prima parolaccia ti cacciano. Quindi adesso possono scrivere tutti quello che hanno voglia. E uno come questo, che ha insultato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, ha le prime pagine temporali, per poco tempo, dei giornali in internet, di YouTube. Diciamo che ha i suoi 15 minuti di gloria, ma la pagherà cara questa, questo non c'è dubbio, la pagherà cara perché Rita Dalla Chiesa lo ha denunciato veramente, non è per finta ti denuncio, lo ha denunciato. Ci sarà una causa, dovrà rispondere di quello che ha scritto, un insulto diretto a lei, alla famiglia e alla memoria del generale Dalla Chiesa, che tutti quelli che hanno un minimo di memoria, un minimo di coscienza, della storia che è passata, lo ricordano e sanno cosa sia successo. Quindi, come dicevamo, come in questi giorni il fatto della maestra che aveva commentato sul carabiniere dicendo uno di meno con la faccia neanche troppo intelligente, non sentiremo la mancanza e perde il lavoro.
Questo perderà dei soldi, ma voi sapete anche quante persone perdono il lavoro per quello che scrivono su Facebook o sui social. Insulti magari al datore di lavoro, l'azienda fa schifo, che brutto posto. Ricordatevi che i datori di lavoro, chiamiamoli così, datori di lavoro, quando vi assumono, una delle prime cose che fanno, vanno in Facebook a vedere il vostro profilo per vedere che foto avete, se parlate di politica, che linguaggio utilizzate, se siete dei pettegoli, se non siete dei pettegoli, siete delle persone che ostentano o no. Quindi mettetevi il cuore in pace, cari leoni da tastiera, che la pacchia, come dice qualcuno che conosciamo, la pacchia è finita o sta finendo? Perché adesso in internet le cose stanno già cambiando. Tutti i sistemi come YouTube e Facebook hanno già una parte primordiale per bloccare gli insultatori da tastiera. Adesso il sistema piano piano si affinerà e tutte queste aggressioni saranno veramente limitate e si potrà, vedrete, denunciare direttamente tramite i portali come posso fare io come socio di YouTube. Si potrà direttamente denunciare tramite le piattaforme queste cose e portarle automaticamente in tribunale solo avendo registrato i vostri dati. Quindi grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.